56 anni di DASPO per 8 ultra rosso blu. È il provvedimento emesso dal questore di Genova per i tifosi chiamati in causa nell'inchiesta Zona Franca per episodi di estorsione nei confronti della società. I primi tentativi risalgono a 10 anni fa. Offrirono una pace della tifoseria organizzata a alcuni ultra della Gradinata Nord e pretesero così denaro dal presidente Enrico Preziosi. Le indagini si sono chiuse nell'ottobre scorso con l'esecuzione di 7 arresti e denunce. Ora il questore ha emesso la misura di prevenzione del DASPO per 56 anni. Tutto. I provvedimenti variano da 4 a 10 anni. Riguardano tra gli altri Massimo Leopizzi, Arthur Marasci e Fabrizio Fileni, finiti in carcere a ottobre e poi ai domiciliari. Per i recidivi inoltre è stato disposto anche l'obbligo di presentazione in commissariato per 2 volte al giorno durante le partite per l'intera durata della misura di prevenzione. Secondo l'accusa, Leopizzi e gli altri ultra avevano messo in piedi una vera e propria associazione che tramite minacce e blitz aveva estorto alla società oltre 300.000 euro per garantire la cosiddetta pace del tifo.